Buongiorno a tutti, ai microfoni di nuoto.com abbiamo Claudio Massei, tecnico di casa a questo trofeo Rarinante Sala Memorial Ermanno Patorno. Claudio, un commento su questa prima edizione? Ma diciamo che è andata oltre per il momento alle nostre aspettative, tutto nato per gioco a un trofeo Rosario che è, diciamo, il deus ex machina di questo trofeo. Ha buttato la battuta, ma se facessimo anche noi un trofeo? E nel giro di 2 o 3 mesi abbiamo messo in piedi sta macchina infernale di social, di spettacolo, perché solo la finale delle staffette di ieri sera è stata veramente entusiasmante, sembrava di essere tornati indietro di circa 4-5 anni, dove nei trofei le squadre, perché i ragazzi che sono i protagonisti, i quali erano tutti in tribuna a fare il tifo per la loro squadra, per la loro parte, eccetera, è stato veramente un momento emozionante, oltre che aver visto nell'arco della giornata dei risultati, vista il momento della stagione e la preparazione dei ragazzi, risultati di pregio, insomma. Infatti volevo proprio chiederti non solo il punto di vista di Claudio organizzatore, ma anche di Claudio tecnico di casa, perché comunque i tuoi ragazzi si sono distinti, insomma. Allora, diciamo che i ragazzi sono stati splendidi, nel senso che anche da parte loro vedere di gareggiare nella propria piscina agghindata in questo modo, cioè il tappetino rosso, il podio, cioè un effetto scenico pazzesco, per loro è stata credo anche una molla non indifferente. Sono ragazzi che crescono, sono molto giovani, abbiamo 2 chiocce perché abbiamo 2 ragazzi che ahimè non sono vecchi perché hanno 19 anni, però sono i vecchi della squadra e trascinano un gruppo che già è costituito da eccellenze, perché basta citare Sofia D'Andrea e diciamo già abbastanza. Abbiamo già 6-7 ragazzini che hanno fatto tempo per i criteria, Marcello ha fatto tempo per i criteri nei 4 misti, Aurora anche stamattina nei 4 stile ha fatto una gara entusiasmante per la categoria, Sofia vabbè si conferma ma sta lavorando in direzione altrove, Elisa che anche lei sta lavorando altrove, però nella rana diciamo che mette un po' tutti a tacere, quindi diciamo che i risultati sono abbastanza confortanti. Certo. Poi questo memorial per te comunque ha anche un valore effettivo, perché è stato dedicato al tuo allenatore. Sì, diciamo che con Luca Molina, col quale divido il lavoro su bordo vasca, la dedica a Ermanno è stata spontanea e immediata. Vuoi perché lui allena prevalentemente fondisti e mezzofondisti, vuoi perché entrambi abbiamo nuotato con Ermanno e ci ha lasciato un segno indelebile di amore verso questo sport, di educazione, perché Ermanno era una persona estremamente educata, gentile, disponibile, anche se taciturna, parlava pochissimo. E questo, secondo me, era la forza del prof. Il prof bastava che ti guardasse negli occhi e avevi già capito che aria tirava. Bene, allora direi comunque buona la prima, ci concentriamo sulla seconda edizione. Esatto, siamo ambiziosi, vorremmo fare una seconda edizione ancora migliore di questa. Dobbiamo ancora finire questa, però siamo già proiettati nel futuro. Ma le premesse sono buone. Ottime direi, ottime. Grazie mille. Grazie a te, grazie.